Il comparto del trasporto persone è sicuramente quello in questo momento più penalizzato. Di fatto sono riaperte il 90% delle attività e loro non si sono mai fermati apparentemente. In realtà però sono chiusi da allora e sono stati i primi, perché il primo impatto è stato quello legato alle giuste scolastiche con la chiusura delle scuole. Quindi proprio nel periodo febbraio-marzo, che come sapete è un periodo clou. E dopodiché, essendo comunque legati alla filiera del turismo, quindi dei viaggi, del tempo libero, la chiusura dei musei, la chiusura degli alberghi, la chiusura delle spiagge ha portato inevitabilmente anche a un calo della loro attività. Quindi sotto questo profilo è sicuramente un comparto che ha avuto una forte penalizzazione ed è quindi giusto che oggi con civiltà, con serenità, ma anche con molta determinazione porti all'attenzione di tutti la loro situazione.